L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli, dove i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia, guidata dal dottor Falvo, nei confronti di 10 soggetti operanti nel settore dell'istruzione, ritenuti responsabili in concorso a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati alla GI, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e autoriciclaggio. Nel corso dell'attività di esecuzione delle misure cautelari sono state poste sotto sequestro con decreto d'urgenza 19 società operanti nel settore dell'istruzione per un valore stimato di circa 7 milioni di euro. Questa commissione, la cosa diciamo più importante che è stata accertata, questa commissione tra chi doveva controllare, che è il funzionario pubblico, l'ispettore del MIUR, che in realtà invece di controllare si prestava a fare delle false ispezioni per essere utilizzate anche davanti al Consiglio di Stato in una causa, o addirittura aveva creato attraverso il figlio una società che sfruttava queste attestazioni false, cioè nel senso che le acquisiva e poi le rivendeva. Questo era il prezzo della corruzione, oltre a tutta una serie di altre, la dazione di 2000 euro in una bottiglia di rum, il fatto che si lamentassero addirittura loro, che già lucravano tantissimo con questa attività, si lamentavano del fatto che lui chiedesse sempre di più, nel senso che voleva comandare a bacchetta. Cioè, ci sono tanti risvolti particolari in questa indagine. È veramente un'indagine importante da questo punto di vista. Perché? Perché dimostra come in un settore così delicato come quello dell'istruzione sia facile generare un sistema illecito di queste proporzioni. Stamattina abbiamo, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto solo oggi nella disponibilità degli indagati 700.000 euro. 500.000 circa in contante, gli altri in titoli. Questo era il volume d'affari. Forse il Ministero dovrebbe cercare di stringere sui controlli rispetto a questi istituti, in modo da evitare che anche chi lo fa regolarmente, lealmente, poi possa essere in qualche modo condizionato da questo tipo di attività.